Buon pomeriggio e benvenuti a tutte e tutti a questa terza puntata di A Tu per Te, un podcast di Associazione Volonbrite con lo sportello in forma disabile. A Tu per Te è un podcast che in maniera cadenzata cerca di raccontare la disabilità insieme ad altri temi trasversali in maniera un po' innovativa e in maniera un po' leggera, anche se in realtà il tema di oggi, che è la giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza sulle donne, non è un tema leggerissimo, però cerchiamo di affrontarla nella maniera più interessante e importante possibile. Qua con noi oggi c'è Marta Petrini, avvocata, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Ed è qua perché in realtà è avvocata anche interna, insomma, all'equipe multidisciplinare del progetto Fior di Loto, quindi offre, insomma, il suo lavoro e le consulenze legali per le vittime di violenza che arrivano al nostro sportello. Quindi, 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E, insomma, se ne parla nei notiziari, sui social, ogni giornata in realtà internazionale, no? Diventa poi famosa durante quella giornata lì. Però non sempre ci si chiede: ma come mai proprio oggi? Per esempio, come mai proprio oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne? Allora, la giornata viene istituita formalmente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, con una risoluzione con la quale si invitano i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG a organizzare iniziative e eventi proprio per sensibilizzare la popolazione su questo problema. Perché il 25 novembre si tratta di una ricorrenza, ovviamente una tristissima ricorrenza, perché viene scelta questa data a commemorare l'omicidio di tre donne, tre attiviste politiche che furono assassinate nel 1960 in Repubblica Dominicana, su ordine, diciamo, del dittatore. Viene simulato un incidente perché queste tre donne erano appunto tre attiviste che vengono stuprate, massacrate, uccise e poi lanciate con la loro auto, i loro corpi vengono fatti cadere da un dirupo facendo appunto simulare un incidente, ma era chiaro a tutti che fosse stato un assassinio. La data viene scelta in realtà molto prima del 99 perché è nell'81 al primo incontro femminista latinoamericano e caraibico che si svolge a Bogotà in Colombia, che viene scelta proprio questa data per ricordare le vittime di violenza, è proprio giornata internazionale, si dice, per l'eliminazione della violenza sulle donne. E poi sono le Nazioni Unite a confermare appunto questa data e formalmente istituire la giornata. È interessante che dal 25 novembre iniziano i 16 giorni per l'attivismo contro la violenza di genere, quindi non è una sola giornata, ma iniziano questi 16 giorni che si concludono il 10 di dicembre, che è la giornata dei diritti umani. Questo proprio a voler significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, e quindi è molto, molto interessante. Sì, effettivamente informandomi per il podcast o comunque insomma negli anni per il 25 novembre, anche banalmente su Wikipedia c'è scritto, no? Dei 16 giorni, cioè inizia il 25 novembre, così 16 giorni e finiscono il 10 dicembre, che appunto è la giornata per i diritti umani. Quindi la violenza contro le donne, la violenza di genere è effettivamente va in contrasto con i diritti umani, È una violazione dei sostanzialmente, diritti umani, sì, lo dice assolutamente. chiaramente l'ONU con la sua risoluzione, è appunto una scelta simbolica di far incominciare i 16 giorni il 25 di novembre e farli terminare nella giornata mondiale per i diritti umani. 10 dicembre. Ok, questa è effettivamente un'informazione molto interessante che magari, insomma, anche oggi in mezzo alle notizie, in mezzo agli approfondimenti, non Sì, si parla magari. tantissimo del 25 novembre, per Esatto. fortuna sono tantissime le iniziative, però
Sì. Un po' di storia. Sì. E io, vabbè, chiaramente insomma, il mio punto di vista, il mio sguardo è da psicologa interna al Fior di Loto e da donna anche, no? Quindi chiaramente la violenza sulle donne risulta per me un fenomeno, come dire, un oggetto sociale, tra virgolette, per cui io da psicologa in maniera professionale mi avvicino appunto in una dimensione professionale, quindi è qualcosa che crea della sofferenza, no? Che crea comunque del disagio, se non se si va, insomma, se si segue l'escalation di violenza, si va anche in qualche modo in situazioni ben più gravi. Chiaramente però, essendo un fenomeno sociale, è anche qualcosa che dal punto di vista legislativo e dal punto di vista sociale allargato deve essere in qualche modo preso in considerazione. In Italia ci sono stati diversi cambiamenti dal punto di vista legislativo relativamente alla violenza domestica, alla violenza di genere. Ci puoi fare una panoramica, insomma, di quello che è cambiato a livello legislativo negli anni? Allora, negli anni gli interventi normativi a riguardo sono stati molteplici, soprattutto negli ultimi anni, dove l'interesse, fortunatamente, per questo fenomeno, anche a livello legislativo, è molto aumentato. Teniamo in considerazione che il nostro codice penale è ancora il codice del 1930, quindi un po' datato. Ovviamente è datatissimo e è stato scritto e promulgato in una situazione politica molto diversa da quella attuale. E quindi un codice ancora molto incentrato sulla figura dello Stato. Il codice divide i reati per argomenti, parte da quelli più importanti, tra virgolette, che sono contro la personalità dello Stato, poi la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e via dicendo, e sono gli ultimi i reati, quelli contro la persona. Okay. Ed è un codice molto incentrato appunto sullo Stato, sulle formazioni sociali, tant'è che il reato che più da vicino riguarda la violenza sulle donne, che è il reato di maltrattamenti in famiglia, all'articolo 572 del codice, non è inserito tra i reati contro la persona, nonostante la vittima sia ovviamente una persona, ma tra i reati contro la famiglia, perché quello che il legislatore del 1930 andava a voler sanzionare era appunto la lesione alla istituzione famiglia. Così come i reati di violenza sessuale, i reati contro la libertà sessuale, sono stati inseriti tra i reati contro la persona nel 1996. Quindi praticamente ieri. Ieri erano prima tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o insomma una dicitura simile. Okay. Era quindi appunto un codice molto poco attento alla persona. Il punto di svolta poi nella normativa sulla violenza domestica, la violenza di genere, e la Convenzione di Istanbul, che è del 2011, quindi recentissima, che viene poi ratificata in Italia nel 2013, e a essa seguono una serie di modifiche normative che vanno ad adeguare il nostro sistema di tutela contro la violenza domestica, la violenza di genere, a quelle che sono le raccomandazioni, diciamo, della Convenzione di Istanbul. Gli ultimi interventi più recenti sono quindi la legge, quella che si chiama, mi sembra, contro il femminicidio, che è proprio successiva alla Convenzione di Istanbul, e un po' più recente il famosissimo Codice Rosso del 2019. Mm-hmm. Ok, quello per curiosità è rimasto uguale in questi anni, il Codice Rosso? Allora, ci sono state delle... Codice Rosso in realtà è questa legge del 2019 che nasce, secondo me, un po' dalla narrazione che viene fatta nei media della violenza di genere come un fenomeno in cui le donne denunciano e non sono mai ascoltate. Una narrazione che per fortuna è vera fino a un certo punto, nel senso che il sistema giustizia già aveva degli strumenti efficaci di tutela delle donne vittime di violenza che denunciano, per esempio le misure cautelari, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, che sono tutte ovviamente state inserite non nel 1930 quando è stato fatto il codice di procedura, ma negli anni successivi.
il codice rosso inserisce una sorta di corsia preferenziale all'interno delle indagini per i reati di violenza domestica. Quindi era quella famosa norma per cui la donna che denuncia deve essere sentita entro poche ore dal pubblico ministero, e quindi fa sì che siano meno i procedimenti che si fermano alla fase delle indagini per evitare quel fenomeno di cui tanto si parlava e si propagandava anche in politica, della donna che denuncia che non viene ascoltata. In realtà nel nostro lavoro non è che sia cambiato tantissimo da pre-codice rosso e post-codice rosso. Ok, quindi certe dinamiche professionali poi sono le stesse, sì. Nel senso nel... Ok. Sì. C'è sicuramente una connessione, no, tra i cambiamenti legislativi, i cambiamenti poi sociali e culturali, nel senso che alla fine l'impianto legislativo dovrebbe sempre un po' seguire i cambiamenti socioculturali. Ma poi succede anche l'inverso, nel senso che i cambiamenti socioculturali che avvengono poi effettivamente influenzano tanto i cambiamenti dal punto di vista legislativo. Secondo te qual è la direzione più forte? Cioè sono più i cambiamenti legislativi che influenzano la società o viceversa? È un po' chi è nato prima, l'uovo o la gallina? è un po' quasi impossibile rispondere, uguale come tra l'uovo e la gallina. Diciamo che il nostro legislatore non è che sia il più veloce di tutti. Spesso arriva, ma questo al di là della violenza di genere, su tanti temi arriva dove la giurisprudenza è già arrivata, arriva dove il cambiamento culturale un po' è già arrivato. È chiaro che avviene anche l'inverso, quindi come dicevi tu, la norma influenza ovviamente le reazioni dei cittadini. Volendo tornare all'esempio del codice rosso, il fatto anche che sia stata molto pubblicizzata questa legge come da adesso in poi le vittime vengono ascoltate subito, io ho la speranza che induca a denunciare anche la donna che aveva paura di essere inascoltata, che quindi prima diceva ma tanto io denuncio, nessuno fa niente, rischio solo di peggiorare la mia situazione perché lui scopre che l'ho denunciato e mi massacra di più, e invece che sia un po' passato il messaggio, le vittime vengono ascoltate. Quindi un po' e un po' si influenza una vicenda. Ok. Relativamente alla violenza sulle donne, proprio così, ma un po' di pancia, comunque da riflessioni insomma che magari ti arrivano dalla tua esperienza di questi ultimi anni, effettivamente i cambiamenti a livello di leggi che ci sono stati, Cosa hanno apportato proprio in termini di cambiamenti, a livello sociale? Mi spiego meglio. Spesso si sente dire si esagerano un po', no, i numeri sulla violenza di genere, i numeri dei femminicidi, ma no, ma in realtà non sono sempre stati così tanti. Si diceva, no, quando è uscita la legge del 2012 sul femminicidio, qualcuno comunque diceva non è un fenomeno da analizzare così tanto ed addirittura farci una legge apposita, no? Il fatto di avere una copertura legislativa, secondo te, comporta effettivamente che si dà troppa attenzione a un fenomeno o invece finalmente c'è una protezione di certe situazioni? Allora, troppa attenzione sicuramente no, anzi, è un fenomeno che merita tutta l'attenzione che merita e anche di più, ed è un fenomeno in cui qualsiasi statistica è sottostimata, sì. Quindi il fenomeno è più di quello che si vede, e se abbiamo la percezione che si veda tanto, che i femminicidi siano tanti, che le violenze domestiche siano tante, sappiamo che c'è di più di quello che vediamo, quindi è un fenomeno tra l'altro molto trasversale, che non riguarda solo una certa parte della popolazione, che non riguarda solo una certa età della popolazione, una certa classe sociale, se vogliamo usare questa terminologia. Sì. È un fenomeno molto trasversale e appunto sottostimato, nel senso che la violenza sommersa e non denunciata è sicuramente ancora tantissima, e quindi è un fenomeno che merita le giornate internazionali e merita di avere sempre più risalto anche mediatico. Sì.
Sì, assolutamente. Io ho fatto un po' la domanda provocatoria perché in effetti c'è sempre, no, un filino di polemica dietro anche giornate come quella di oggi, o anche dietro la giornata dell'8 marzo, banalmente. Quindi ci sono sempre queste polemiche un po' volanti, come se in realtà insomma, le leggi oppure le associazioni, no? Tutti gli psicologi o comunque chiunque si occupi di violenza di genere sia esagerato, no? Gira un po' questa opinione qua, anche relativamente a certe posizioni femministe che non si può effettivamente non attivare, secondo me, in certi contesti, in certi fenomeni. E come dicevi tu, mi soffermo un po' su questo, c'è una grande zona grigia di situazioni che non vengono denunciate, quindi no, sono quei c'è un determinato numero, ci sono determinate statistiche, ma in realtà forse c'è molto molto di più. E sicuramente in questa zona grigia di situazioni che effettivamente non vengono alla luce, rientrano tantissime situazioni di violenza verso donne con disabilità. Che abbiamo visto comunque negli anni col fior di loto, effettivamente arrivano alla denuncia in maniera molto ostacolata per un motivo o per l'altro. Quindi tante donne con disabilità in effetti vivono situazioni di violenza di tanti tipi e sono molto più lontani rispetto alle donne non disabili, rispetto alla possibilità di una denuncia, di essere ascoltate, di essere accolte, o anche solo in una situazione di emergenza, di essere allontanate dal luogo effettivamente dove vivono la situazione di violenza. Tu in questi anni, appunto, hai collaborato un po' col Fior di Loto. Il tuo ruolo, cioè, come svolgi, insomma, le consulenze legali e quali sono le situazioni che hai visto più spesso in questi anni? Allora sì, come dicevi tu, è un fenomeno ancora più sommerso. Questo è dovuto a moltissimi motivi, ma anche al fatto che mentre il fenomeno violenza, di genere, violenza domestica, violenza sulle donne in generale, ha avuto enorme attenzione da parte del legislatore, non è mai abbastanza, perché poi spesso gli interventi sono: vado a modificare il codice penale, a inasprire la pena, ma poi non investo dei soldi in quelli che sono i servizi. Ma questo qua apriamo un E lì, mondo. vabbè, sì, certo. Però appunto un po' di attenzione sia mediatica che politica che legislativa, il fenomeno l'ha avuta. La questione violenza sulle persone con disabilità invece è assolutamente ignorata dal nostro legislatore. Non so, non vorrei aprire il capitolo di DL Zan, però è un capitolo che ci fa abbastanza vedere quanto la violenza, la discriminazione sulle persone con disabilità sia tenuta in considerazione zero, già Sì, solo per il sì, sì, sì. fatto che riguarda il DDL Zan si parla di violenza sulle persone omosessuali. C'è anche quello, ma c'è tutta la Sì. parte disabili che è stata cancellata, ignorata. A maggior ragione lo sono interventi appunto più volti a inserire dei servizi specifici all'interno del sistema giustizia e all'interno del sistema di protezione delle vittime di reati per le persone disabili. Quindi, se la donna vittima di violenza in questo momento più facilmente può trovare servizi antiviolenza, dove trova sostegno psicologico, magari un accompagnamento al lavoro, all'indipendenza economica, case rifugio, dove andare in situazioni di emergenza con i figli, per la persona con disabilità questo è molto più difficile. E questo ovviamente contribuisce enormemente al restare sommerso di questo fenomeno. All'interno del Fior di Loto il mio ruolo appunto è quello di fare consulenze legali e quindi di informare la persona disabile su quelli che sono i suoi diritti all'interno di un procedimento penale o eventualmente di un procedimento civile se dalla denuncia della persona maltrattante originano dei profili civilistici, quali una separazione, una cessazione di convivenza, eccetera. Ok.
Io adesso saluterei Marta, perché in realtà questo podcast, come vi dicevo prima, ha due parti. Saluterei Marta Petrini, grazie mille. Grazie a te, arrivederci a tutti, è stato un piacere. Grazie. E inviterei i due colleghi psicologi, Mattia Ghigo e Laura Stoppa, per la seconda parte di questo podcast. Benvenuti. Grazie Alessia per il tuo invito, sono molto felice di essere qui. Grazie Alessia, sì, siamo proprio felici di poter parlare di cose a noi care. Grazie a voi. Laura è psicologa psicoterapeuta, Mattia è psicologo, entrambi lavorano al progetto Fior di Loto dell'Associazione Verba che si occupa proprio di violenza verso le donne e anche gli uomini, poi spiegheremo perché, con disabilità che appunto vivono. Situazioni, sono vittime di violenza, ma anche su questo poi approfondiremo, faremo una bella riflessione. Io mi chiederei, con Marta abbiamo fatto un po' una panoramica sulle parti più legali, diciamo, no? E anche un po' culturali della violenza. Io a voi invece chiederei una definizione, in qualche modo, della violenza, cioè cos'è la violenza dal punto di vista psicologico o in generale? Ma mi verrebbe da partire con una bella definizione dell'OMS per dare appunto, un punto un po' più specifico sul fenomeno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto la definisce come l'utilizzo intenzionale di forza fisica o del proprio potere contro se stessi o un'altra persona o contro un gruppo o una comunità. Tale questo utilizzo intenzionale della forza da determinare sia in termini di probabilità che in termini di effettivo esito, lesioni fisiche, danni psicologici ed esistenziali, problemi nello sviluppo nel caso dei bambini o addirittura la morte, insomma, quindi danni permanenti o la morte. Sì, a noi piace partire da una definizione generale perché uno degli grandi quesiti quando iniziamo a parlare del nostro lavoro è, e questo lo dico da anni, ahimè, perdonate la ripetizione, ma perché anche le persone con disabilità sono vittime di violenza, anche le donne subiscono violenza? Ebbene sì, quello che noi raccontiamo, quello che noi diciamo negli nostri incontri è che la violenza è violenza e anche quando viene declinata sulla disabilità il fenomeno è questo. E quindi abbiamo tutte queste specificità che riportiamo con una definizione generale. Ma non dobbiamo dimenticare poi che però ci sono dentro questo nucleo delle peculiarità, no? C'è uno squilibrio di potere, uguale. Come sempre accade appunto in una situazione di violenza. Ma forse possiamo aggiungere che lo squilibrio di potere non è tanto una novità nella violenza, ma l'utilizzo che se ne fa di questo squilibrio di potere. È abbastanza comprensibile il fatto che se una persona ha una disabilità vuol dire che ha delle limitazioni e anche questo mi piacerebbe poi ridefinirlo, perché noi non incontriamo persone con limitazioni, noi incontriamo persone con aspetti da potenziare, no? Esattamente, sì. E poi il tipo di lavoro che si fa sostanzialmente in un percorso di accompagnamento psicologico, quello di identificare le risorse e potenziarle piuttosto che andare a vedere che cosa non funziona e sentirsi dispiaciuti per quello che non funziona, che Certo. sarebbe solo una parte del lavoro E quella. forse questo non è anche qualcosa di nuovo, qualcosa di non visto tendenzialmente nella vita di tutti i giorni, presi dalla fretta, presi da quelli che sono gli stereotipi che guidano il nostro pensiero, il nostro agire. La persona con disabilità ha delle limitazioni. Ok, accettazione del fatto che tutti noi abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei punti di forza. Quando è che avviene la violenza su tutto ciò? Quando io faccio forza sulla tua disabilità. Una delle cose terribili che abbiamo raccolto è anche la doppia vittimizzazione, Assolutamente. no? L'altra volta quando ci confrontavamo con te anche, perché poi diciamolo, tu sei una nostra collega, quindi ci Doppio tenevo a ruolo. dirlo assolutamente. In uno dei nostri confronti spesso avviene che ci diciamo, ok, ma facciamo passare anche il messaggio che ciò che viene detto dopo, ciò che accompagna il racconto di una violenza è anche può rischiare di essere una vittimizzazione secondaria. Sì, si chiama così, Oltre, è vero. esatto, oltre al fatto che queste multiple vittimizzazioni alle volte si accompagnano anche a un'invisibilizzazione di queste dinamiche, perché appunto per
per la maggior parte del pubblico generale, per l'uomo della strada, diventa anche difficile credere che una persona con disabilità possa essere maltrattata, come molto spesso capita, da persone che le sono vicine. Ecco, quindi c'è un po' questa aura molto spesso di angelificazione delle persone e infantilizzazione, o comunque appunto il non accostamento tra la violenza e anche la sessualità, poi questo è tutto un altro tipo di discorso, della persona disabile. Non c'è assolutamente questo affiancamento, no, nelle concezioni delle persone, delle persone comuni. E quindi, nello specifico, quindi il servizio antiviolenza disabili, quindi quello interno al progetto Fior di Loto, com'è che funziona? Cioè, proprio nel pratico, voglio proprio una... Ma allora, sicuramente uno dei punti di forza del nostro servizio è una profonda interdisciplinarietà delle figure coinvolte nel fornire aiuto e nel fornire sostegno alla persona che ha incontrato la violenza. Non a caso dico incontrato la violenza, magari poi approfondiamo, perché la violenza è qualcosa che accade tendenzialmente, non è qualcosa, insomma, non è qualcosa che fa parte dell'identità di qualcuno. Nel percorso di vita c'è un momento in cui si può incontrare la violenza, ma non voglio dilungarmi troppo. Appunto, c'è questa interdisciplinarietà che è uno degli elementi fondanti del nostro servizio, quindi abbiamo diverse figure professionali, insomma, assistenti sociali, educatori, avvocati, ne parlavate Marta poco prima, fa, esattamente. Sì. Beh, magari possiamo dire che il primo incontro, scusa se ti interrompo, avviene con un'educatrice. Quindi una persona accede al nostro servizio in maniera autonoma attraverso i social, ricordavamo, attraverso i social, attraverso che sia Instagram, che sia Facebook, che sia il sito. Noi siamo raggiungibili in qualsiasi piattaforma proprio per avere... dare la possibilità a tutte le persone, che siano anche persone sorde, cioè che di utilizzare uno strumento a loro utile, consono, appropriato. Tant'è che questi educatori che fanno accoglienza comunque hanno anche la possibilità, alcuni di loro sono anche segnanti in LIS, quindi hanno la possibilità di accogliere persone con, appunto, con problematiche di udito. E la scelta di fare come primo incontro un incontro tra persone, quindi tra operatore che è un educatore e la persona, è anche perché noi pensiamo che ogni situazione, ogni storia abbia poi dei bisogni e delle peculiarità differenti, quindi l'obiettivo primo è capire qual è la tua esigenza. Di solito faccio l'esempio del sarto, no? Si arriva, si prendono le misure, si disegna il vestito che sta meglio addosso a te. Alcune volte interveniamo noi, molto spesso, perché ahimè si parla comunque di esperienze negative che lasciano un segno attraverso cui passare, no? Per riprendere il tuo discorso, no? Che non vuole essere identificativo della storia della persona, quindi questo ci teniamo, no? Ecco perché poi facevamo quei riferimenti al nome in cui vengono chiamate le persone, a quello che poi si può fare. Ma oltre a noi, appunto, c'è Marta che ci ha preceduto in questo incontro, ma poi ci sono tantissime realtà. Noi lavoriamo tanto col terzo settore. Molto in rete, sì. Sì, non c'è sicuramente, non viene fornita una soluzione standard, mettiamola così. Esatto. Quindi ogni situazione è obiettivamente diversa. Ma a proposito del, diciamo, dei termini, no, che si usano nella giornata di oggi, comunque pubblicità, immagini, post sui social, eccetera, ritorna un po' questa narrazione qua, ritorna un po' la parola vittima di violenza, no? Quindi le donne sono vittime, e ritorna un po' questa narrazione per cui c'è un colpevole, cioè c'è una parte criminale, violenta, e la vittima. E non so se siete d'accordo con me, è un tipo di narrazione che comunque io la vedo molto monodimensionale, e soprattutto è proprio il termine vittima che in qualche modo mi apre un'immagine di sottomissione, quindi io vivo qualcosa che mi sopprime in qualche modo. Eppure, per esempio, nei paesi anglofoni non si usa più, o comunque si usa sempre meno, il termine vittima, quindi victim, si preferisce molto spesso il termine survivor. Voi cosa ne pensate? Sai che forse è molto coerente con anche l'idea di questa nostra chiacchierata, nel senso che quando ci siamo incontrati noi agli altri colleghi abbiamo pensato:
Ma perché non trasmettere un messaggio diverso questa volta? Perché non cercare di puntare su un aspetto differente, andare anche un po' a integrare quello che ci diciamo, che sentite tutti i giorni rispetto alle vittime, alla violenza, alla paura, al dolore che ci sono. Certo, nessuno di noi. Non è un discorso di negazione questo, assolutamente. No, lo rispettiamo, ma vogliamo di nuovo trasmettere un messaggio positivo. Quindi iniziamo anche ad utilizzare, proprio come proponevi tu, dei termini differenti, no? Assolutamente. A mettere la luce sul potenziale, su quel potenziale che forse non è stato messo in risalto, non lo so, anche scoperto, è stato bistrattato. Sì, è stato negletto in qualche modo. Mm-hmm. Sì, assolutamente. Mi viene da dire che poi appunto molta del lavoro sul trauma che si fa, che facciamo noi psicologi, consiste poi proprio in questo, nel senso che tante volte il trauma poi struttura una narrazione all'interno della persona e la obbliga a pensarsi solamente nel ruolo della persona traumatizzata e vittimizzata. Gran parte del parlo per me, del mio lavoro con le persone che hanno subito violenza, è proprio il fatto di uscire da questa narrazione, cioè dal tu è vero, sei stato anche una vittima, un sopravvissuto, verrebbe da dire con un termine molto più utile alla persona. Anglosassone in qualche modo, potremmo anche poi trovarne magari di più adatti alla situazione culturale in cui viviamo, però tu esci un po' da questa narrazione qua, tu non sei solo quella narrazione, ci sono altre narrazioni, andiamo a costruirle assieme, mettiamole alla prova qui, nel qui e ora, io e te, e poi una volta che le abbiamo strutturate io e te, le andrai anche a portare fuori e ti renderai forse conto che effettivamente quella violenza che ti è capitata non ti ha definito, sei una persona che è stata male, che è stata maltrattata, che è stata profondamente messa in difficoltà, ma hai comunque delle possibilità di uscire da questa questione qui. È un evento che fa parte di un percorso e di una storia. Comunque le situazioni di violenza creano un po' una frattura, esatto. Mi viene in mente, un po' inflazionata come immagine, no? Il famoso concetto di vasi che si rompono ma che poi vengono rimessi in piedi con una colla comunque dorata, quindi no, c'è una rinascita o comunque un ricostruirsi in maniera diversa da prima, questo non lo possiamo negare, ma in maniera continua anche, cioè esatto, rimanendo sempre un po' tra se l'altro stessi. La ricchezza di quei vasi sta proprio nel modo in cui vengono riempite le ferite. Non so, volevo anche offrirvi un altro spunto di riflessione, perché non dobbiamo dimenticarci che noi lavoriamo col trauma, ma anche con persone che, e qui forse andiamo anche un po' nella statistica, la maggior parte delle persone che noi abbiamo accolto hanno una difficoltà intellettiva. E allora spesso ci chiediamo anche, nato prima l'uovo o la gallina, piuttosto che il trauma ha creato una frattura psichica, ok? Questa persona in seguito ad una serie di maltrattamenti ha avuto una difficoltà a sviluppare il proprio potenziale, o anche la violenza è subentrata ad una fragilità. E quindi io che mi trovo, Giovannina, seduta di fronte a me, come posso aiutarti? Come riempo le tue ferite con quell'oro splendente? E questa è una riflessione che possiamo fare, perché alcune volte dobbiamo anche riconoscere che ci possono essere delle chiavi di lettura differenti, e magari quelle ferite, mi verrebbe da dire, devono essere sì integrate in una narrazione, ma fin dove la persona può arrivare. E ora vi faccio una metafora che probabilmente verrà tagliata, ossia spesso dico, vado proprio nel concreto, ma cosa ti succede se sbagli a mettere il sale nella pasta? Non possiamo togliere il sale nella pasta, rimane salata. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere ciò che c'è di positivo, l'acqua, per ristabilire un corretto equilibrio. Forse è questo quello che dobbiamo dirci. Noi giochiamo, stiamo insieme, ti aumentiamo la quota positiva della vita, ti facciamo scoprire che cosa tu puoi ancora fare. Quelle ferite con quell'oro rimarranno lì e magari non saranno dorate, magari non riusciamo a ristrutturarle. Non so se siete d'accordo con questo. Sì. Fatele appunto, i debiti soppesamenti, sì. L'idea poi è che poi, tra l'altro, c'è anche molto un lavoro di rete nel rimettere assieme no? un pochettino queste ferite, un lavoro di rete che però parte sempre anche dal mettere come protagonista, mettere al centro la persona che ha chiesto aiuto.
qui appunto, insomma, una delle nostre peculiarità dal mio punto di vista è il fatto che noi utilizziamo moltissimo questo lavoro di rete, cioè nel senso associazioni, servizi territoriali, altri professionisti che cercano di tenere insieme questo coccio mentre la persona tira fuori quest'oro che serve come nel kintsugi a mettere assieme il vaso. Faccio un po' come dire quella didascalica, ma perché secondo me in questa sede, in questo podcast, è anche importante dare proprio delle informazioni specifiche, no? Fare un po' di psicoeducazione, diremmo noi, però facciamo un po' di informazione. Anche perché l'abbiamo un po' accennato prima, però quindi strutturiamo solo un po' la teoria, ma non sarà nulla di noioso, anzi, un po' come abbiamo detto prima con Marta, sapere in realtà di queste specifiche sulla violenza verso le donne con disabilità aiuta ad aprire gli occhi, quindi facciamo anche noi un po' questa parte. La violenza verso le donne con disabilità, che specifiche ha? Che caratteristiche ha? Cioè, quali sono proprio le situazioni che si vivono? Un po' l'abbiamo anche accennato prima, no? Relativamente anche magari a situazioni in cui è presente anche una disabilità intellettiva. Se magari facciamo un po' una panoramica, ecco, in questo senso. Sì. Beh, c'è da dire che sicuramente, appunto, come anche si riscontra poi nella popolazione generale, noi abbiamo una buona prevalenza di vittime di sesso femminile. Però ci sono delle particolarità relative al fatto che se nella popolazione generale, nella società generale, molto spesso la violenza è di genere, nel senso che lo squilibrio di potere è orientato nei confronti della parte maschile, questo non è poi sempre così vero nel nostro, o comunque lo è di meno, nella nostra esperienza. Nel senso che la violenza rivolta nei confronti di donne, nella nostra esperienza sia clinica che di lavoro, è invece molto più sfumata, cioè nel senso ci sono anche molto spesso violenze da caregiver donna sulla persona disabile donna, e questo è comunque da tenere presente sicuramente. Sì, esatto, perché non è una violenza di genere, esatto, come spesso diciamo, è una violenza che utilizza la disparità di potere, ecco, per riprendere il concetto. Quindi prima di tutto non possiamo identificarla con una violenza di genere. E collegato a questo fattore è anche importante dire che le percentuali di violenza fisica e sessuale non sono poi le uniche che riscontriamo. Ma quando parliamo di disabilità è altrettanto violenza il controllo economico, l'allontanamento degli ausili. Pensiamo a una persona con una disabilità motoria che viene lasciata allettata e gli viene quindi impedita la possibilità di muoversi in modo autonomo, come una persona allontanata dai propri apparecchi acustici, se passiamo con una persona sorda, dal proprio bastone o dal cane, la violenza sugli animali, su magari gli animali accompagnatori. Certo, abbiamo sentito storie. Il cane guida, che è fondamentale. Sì. Anche, non so se lo sapete, ma sapete che non si sta ad accarezzare, a toccare, a giocare con un cane? Perché, noi lo sappiamo, lo so. Sul lavoro. Però diciamo, sta lavorando. Perché è un cane che sta lavorando e quindi certo, certo. E quindi anche questo, no? Ci sono altri tipi di violenza, perché nell'immaginario collettivo violenza sulle donne pensiamo al sangue, abuso sessuale, percosse. Ma anche le pubblicità in effetti hanno, come dicevo un po' prima, hanno questa narrazione, questo immaginario un po' qua, no? Questo rosso che ritorna, il sangue, sì. E invece è un pochino più complesso, ecco, forse... Quando la violenza è su donne con disabilità. Prima accennava al fatto che il fior di loto si rivolge anche agli uomini con disabilità che vivono situazioni di violenza. Vogliamo dire, insomma, se c'è un motivo specifico, è una scelta, insomma, dell'associazione, del progetto, sicuramente. Ma mi verrebbe da, insomma, siccome fino adesso comunque ho parlato anche di questioni relative alle donne, nonostante io sia un uomo cisgender e quindi sia un pochino meno forse titolato a parlare di violenza sulle donne, questa è una cosa su cui posso magari più spendermi. Effettivamente a me capita, è capitato e probabilmente continuerà a capitare di avere a che fare con pazienti uomini che sono stati vittime di violenza, e anche questo è sicuramente una quota importante del nostro lavoro. Non è nata subito perché appunto inizialmente delle nostre iniziali fonti di
l'ingresso di nuovi pazienti era l'ambulatorio ginecologico, sì, è vero. Che ricordiamo è importantissimo, in cui Laura... parte del Fior di Loto. Esatto. Sì, è l'altra anima del Fior di Loto. Esatto. Dici Ale. E appunto sono molti pazienti uomini che sono sottoposti a violenze un po' ad ampio spettro, sia quelli di cui parlavamo adesso con Laura, sia vere e proprie violenze anche sessuali, effettivamente. Mi viene in mente un mio paziente che ha visto delle cose abbastanza pesanti sotto questo punto di vista da parte dei genitori, anche addirittura. Okay. Quindi stiamo parlando di situazioni molto paragonabili a quelle di violenza sulle donne, effettivamente. Certo. Con un'altra casistica molto minore. Sì, magari numeri esatto, diversi dal esatto. punto di vista statistico, sì, però. Sì, sì, esatto. Ok, ok. Quindi abbiamo anche prima, diciamo che il messaggio un po' che vogliamo far passare in questa seconda parte è che esiste la possibilità di una diversa narrazione della violenza sulle donne, quindi di conseguenza anche una diversa narrazione della violenza sulle donne con disabilità, e vorrei con voi fare proprio una sorta di gioco, in realtà coinvolgendo anche le persone che ci ascolteranno e che o ci vedranno, in realtà vabbè si può fare tutte e due, e quindi cercare insieme a voi, poi appunto è un invito che facciamo un po' assolutamente tutti, sì. A cercare dei sinonimi, perché cambiando in realtà il linguaggio possiamo cambiare anche le concezioni, gli atteggiamenti e i comportamenti che abbiamo nei confronti di un certo fenomeno, in questo caso della violenza. Quindi invece parla di la psicoterapeuta cognitivista che c'è in te in questo momento. D'altra parte, vabbè, sono in minoranza. Due contro uno. Quindi facciamo così: invece che usare l'espressione subire una violenza, subire la violenza, che parole possiamo usare? L'abbiamo già un po' accennata, sì, prima, esatto. Perché poi noi ci spoileriamo da soli, però pensavamo di veicolare l'immagine di un incontro, un passare attraverso, è una cosa che capita. Forse la metafora dell'incidente che l'altra sera, sì. Perché ci siamo preparati, sì, per questo incontro, l'altra sera abbiamo un po'... Esatto, sì, ne parlavamo, dicevamo, nei termini che appunto una violenza fatte, insomma, mutatis mutandis, è un po' come un incidente, no? In qualche modo, nel senso, quando a nessuna persona che sia stata vittima di un incidente stradale e abbia recuperato verrebbe mai in mente di essere considerata vittima di incidente stradale per tutta la sua vita. Cioè, ha avuto un incidente, magari anche grave, magari si è ripresa, magari non del tutto, e qui entriamo anche sulla possibilità poi di entrare nella disabilità e non necessariamente nascerci, ma comunque non divaghiamo. A nessuno verrebbe in mente di considerarla senza termine una persona vittima di incidente, una persona che in un momento puntuale della sua vita ha avuto una brutta esperienza che magari ha anche lasciato degli strascichi psicologici, ma che non la definisce in quanto tale. Questa era un po' una metafora che avevamo... Sì, forse perché adesso noi effettivamente è vero che noi psicologi chiacchieriamo un sacco, come ci dicono dalla regia che ci invitano a stringere, quindi grazie. Ma effettivamente quello che davvero ci teniamo un po' a esprimere è questa idea, e ripeto davvero, non è uno sminuire l'intensità e il dolore dell'esperienza, ma aiutare le persone che si approcciano e che lavorano e che incontrano donne e uomini che hanno appunto incontrato questa esperienza, aiutami adesso, volevo dire subito, vedi, entra proprio certo, cambiare. È un esercizio, è un esercizio, sì, bisogna mettersi l'impegno alle volte per riuscire a... E vorremmo davvero farlo, prima perché come avete appena visto non è così facile e ci entriamo dentro anche noi quotidianamente, ma poi proprio perché aiuta la persona a ridare un'identità, a ridare valore alla propria identità a prescindere, lo dicevi, cioè per dare risalto a un fenomeno sommerso, perché per questo che poi abbiamo avuto tantissima pubblicità, tantissimo i media ringraziamo di tutta l'attenzione, ma vorremmo comunque proporre un'idea diversa, no? Della violenza, ok, va bene parlarne, ma parliamo in un modo che comunque dia alla persona la speranza. Sì, un modo che sia utile, non solamente che non porti solo attenzione, ma porti anche un'apertura, una possibilità al cambiamento. Una prospettiva. Una prospettiva, esatto. Ok. Esatto. Siamo verso la fine, facciamo un po', come dire, una panoramica dei servizi che a Torino effettivamente possono essere contattati in situazioni di violenza.
chiaramente, vabbè, c'è il progetto Fior di Loto e magari, insomma, sui social o sul canale dove ci state guardando, probabilmente magari verranno messi anche i contatti specifici. In ogni caso ci trovate banalmente anche sui social, come Associazione Verba, da lì ci sono i contatti. Quali altri servizi poi possono essere raggiunti qua a Torino o a livello nazionale? C'è sicuramente il numero nazionale, appunto il 1522 da chiamare in casi di violenza e di emergenza. E poi noi collaboriamo col CAV, che è il centro antiviolenza del comune di Torino, città. Quindi della città di Torino. Importantissima collaborazione. Assolutamente, sì. Io vi ringrazio, è stata una chiacchierata molto importante, ringrazio poi di nuovo anche Marta e speriamo di aver dato un po' una panoramica e anche delle riflessioni intorno alla giornata del 25 novembre. Io ringrazio anche, insomma, i nostri operatori di regia, Federico Stella e Mattia Strocchio, ringrazio chiaramente l'Informa Disabile con cui questo podcast viene co-costruito. E ringrazio anche il gruppo LIS che si occupa della traduzione in lingua dei segni. Grazie a te Alessia. grazie anche a chi ci guarda e a chi ha reso possibile la registrazione di questa puntata. Grazie e alla prossima puntata di A Tu per Te.